vizio che non mi piace. Gioco d'azzardo bloccato dal Covid, che ha spento le slot ma non il problema della ludopatia, un fenomeno che da anni si cerca di contrastare e arginare. La pandemia ha imposto battute d'arresto, meno giocate e meno soldi spesi con le macchinette, un drastico calo di quattrini finiti in giochi e scommesse, che si sono però spostati sull'offerta online. Poker spenti, i trespoli accatastati in un angolo, la polvere che si accumula sui tasti delle macchinette. Siamo a Campobasso, in uno dei tanti bar che ospitano al loro interno un'area con le slot machine. Il settore dei giochi è stato uno dei più colpiti dalla pandemia. Con il lockdown di marzo, sale giochi e scommesse sono state chiuse per oltre 3 mesi. A fine ottobre è arrivato il secondo stop, impossibile giocare anche nei locali adibiti ad altre attività come i bar. E il settore è sprofondato nella crisi. Considera che io ho 7-8 slot, qua è un anno quasi che stanno ferme. È una catena, una cosa tira l'altra. Cioè chi veniva magari, qui abbiamo il tabacchino, abbiamo l'informazione, abbiamo il bar, i giochi. Quindi c'è stato un calo un po' per tutto. Se ci viene un aiutino dallo Stato, ben venga, altrimenti non so come andrà a finire. Il danno maggiore l'ha subito il settore degli apparecchi, slot e videolotteri, con un crollo del 54% rispetto al 2019 e 4,7 miliardi di euro in meno. A seguire le scommesse, meno 36%, mentre lotterie e bingo si sono fermate a meno 25%. Diciamo le abitudini si sono riversate su altri tipi di gioco. Infatti diciamo che la vendita dei gratta e vinci è aumentata di parecchio. I giochi sono confluiti su quelli che sono, diciamo, in vigore, come gratta e vinci, lotto, Superenalotto. I numeri confermano l'impressione degli addetti ai lavori. Il lockdown ha indirizzato altrove parte dei giocatori. Molti di loro si sono rifugiati nell'offerta online, che ha registrato nel 2020 un aumento della spesa del 39% a quota 2,5 miliardi. Insomma, le vie del gioco sono infinite, con buona pace di chi sperava che il lockdown scoraggiasse i giocatori patologici, che rappresentano l'altro volto di un mondo controverso, dove il rischio di cadere nella ludopatia convive con gli interessi legittimi di aziende che creano un gettito fiscale enorme per lo Stato. 11 miliardi di euro nel 2019, solo 7 miliardi nel 2020, con una perdita secca di 4 miliardi. Non tutti però sentono l'esigenza di tentare la sorte. È un vizio che non mi piace. Non ci ho mai giocato e non ci gioco.